Ciao, buongiorno a tutti, benvenuti nel canale di Pillole di Benessere. Questa volta il nostro funzionale entra nelle vostre case. Toccherà a me portarlo quest'oggi e in un quarto d'ora, 20 minuti di lavoro andremo a fare un'attivazione motoria e ricercare la mobilità nella prima parte e successivamente passeremo al nostro workout che sarà suddiviso in tre round che vi spiegherò di ora. Per cui non ci resta che prepararci, teniamo un tappetino che per la parte finale lo utilizzeremo nelle posizioni a terra e buon lavoro! Inizio con due respirazioni profonde. Circonduzione avanti. Quindi i palmi delle mani rivolti all'interno, ne facciamo ancora una. Inverto il senso di rotazione, porto i palmi all'esterno. Ancora una. Se ti viene difficile partire con le braccia verso il terreno, portale in alto sopra la tua testa e inizia il movimento da lì, come in questo caso invertendo il senso di rotazione. Ancora una. Inspiro, palmi sollevati verso l'alto. Intrarotazione della spalla, rotazione del viso e rilasso. Entrambe le parti, ancora due per l'altro. Rilasso, due circolazioni posteriori delle spalle. Due anteriori, cercando il movimento più ampio possibile, porto le mani alle ginocchia, inspiro allungando la zona lombare, libero il mercato, inspiro portando dentro l'ombelico e espiro, inspiro ancora. Extra rotazioni e appoggio. Ancora un lato. Vado a divaricare leggermente e scendo in accosciata completa. Ancora, mi valico e scende la crociata completa. Resta in posizione. L'ultimo. Scendo. Appoggio la mano a terra. Scarico, appoggiando il collo del piede. Glutei. Mi appoggio i talloni, scendo fino dove riesco senza sollevare vicino a più terra. Ritorno, attivo e ridiscendo. Appoggio i glutei senza sollevare vicino a più terra. Attivo, ridiscendo. Appoggio i glutei. Ok, appoggio i glutei, distendo le braccia davanti a me e allungo. Da qui porto le mani sotto le spalle, posizione in quadrupedia. Inspiro, esattamente quello che abbiamo fatto in posizione retta. Porto dentro l'ombelico, allungo la zona lombare, butto fuori e in arco. Inspiro,
fuori e in arco. Inspiro, butto fuori e in arco. Vado a appoggiare di nuovo i glutei. Ritorno alla posizione quadrupedia, braccia sotto le spalle, divale con le ginocchia in piedi e vado a prendere la posizione di plank. Ancora 5, 4, 3, 2, 1, disattivo, appoggio e allungo. Ne facciamo ancora una. Mani sotto le spalle, appoggio i piedi, attivo, posizione di plank. Guardate, 5, 4, 3, 2, 1, disattivo e l'ultimo di mobilità. Andiamo ad aumentare la difficoltà di questo plank, per cui appoggio i piedi, stacco in posizione di quadrupedia, raccolgo, distendo e mantengo. E ripeto, l'altro lato, stacco, distendo. E rientro, ancora uno e uno, destro. Sinistro. Rientro. Allungo. E ci prepariamo per il workout. Lentamente risalgo. Come vi ho anticipato prima, il nostro workout sono tre round in cui avremo una parte, un lavoro per il distretto superiore, un lavoro per il distretto inferiore e una parte cardio. Tutte intervallate da 15 secondi, saranno tutte da 30 secondi, tranne quella per il distretto inferiore che sarà da 45. Non c'è recupero completo alla fine degli round, ma ogni round aumenterà la difficoltà dell'esercizio sia a livello di esecuzione sia a livello di resistenza allo sforzo. Andiamo a cominciare. Il primo esercizio sono dei semplicissimi push-up, mani sulle spalle, gomiti vicino al corpo, puoi lavorare con i piedi in appoggio o con le ginocchia a terra. Durante l'esecuzione ti mostrerò in entrambi i modi. Quindi trovo la posizione, un equilibrio migliore con le gambe divaricate, 30 secondi, vieni. Trovo il tuo ritmo. E portalo fino alla fine. Se vuoi lavorare con le ginocchia, non andare a chiudere l'addome e il bacino tra di loro e mantieni la posizione. Due, uno, 15 secondi, sali lentamente, posizionati per 45 secondi di scuola. Mantieni la curva lombare, appena la perdi, il tuo scoot è finito e ritorni in posizione retta. Vieni, attivi i glutei, la linea del tuo corpo, 15 secondi, pausa, un semplicissimo skip, basso, trova tu il ritmo, 30 secondi di lavoro. 4, 3, 2, 1, alle.
3, 2, 1, vado. Recupero la posizione a terra per il push up. Questa volta saranno alternati con un avanzamento del braccio e la rotazione del viso dal lato opposto. Ne mostro uno di esempio. Vieni con me, 30 secondi. 3, 2, 1. Un braccio allarga il gomito e un braccio lo mantiene aderente al corpo. Due, uno, pausa. Sali lentamente, lunge frontale, 45 secondi, gamba alternata. 4, 3, 2, 1 e ritorno. E ritorno. Controllo la posizione del ginocchio con il tuo corpo. Ultimo dell'ultimo round. 3, 2, 1,
30 secondi.